Allora, due cose. Questo fil rouge che citi, che in effetti sono contento che lo dici perché anch'io penso così, anche se sono film tanti diversi, io non ho paura, è un film totalmente diverso da Nirvana, per esempio, però che cosa c'ha tutti e due, tutti i film, tutto sommato, citando De André, c'è una bellissima frase, dice: Signore, guarda questi tuoi figli disubbidienti alle leggi del branco, guardali con affetto per una volta, se vuoi per distrazione, per caso, oppure come un dovere. Ecco, io, il mio sguardo è verso questi figli un po' resistenti alle leggi del branco. Questi sono i personaggi che ho sempre raccontato, no? Nei miei film. Che cosa mi porta a spostarmi da una cosa all'altra? Guardate, io credo che quando uno, è ovvio che dopo il Mediterraneo mi hanno chiesto di fare dei film, sì, avrei potuto fare Oceano Indiano, Atlantico, Pacifico, pensate che quei pazzerelloni degli americani mi avevano addirittura proposto di fare un remake di Mediterraneo. Non so se l'avete visto, il Mediterraneo, spero di sì, ma insomma, più o meno sapete di che parla. Grazie, grazie. Ma quello che volevo dire è che se l'avete visto, loro mi hanno chiesto di fare la stessa cosa con soldati americani in un'isola giapponese. Come fai? Io pensavo. Ecco, questo mi ha spinto a dire no, io provo altre cose, ma soprattutto, guardate, è proprio da quell'Oscar che nasce questa voglia di spostarmi. Io non so se me lo meritavo veramente quell'Oscar, è stata un po' una botta di culo, scusate l'inglesismo, ma c'era almeno un film più bello del mio, secondo me, quella volta lì. Ma comunque, mi è andato bene, però è stato come il morso del ragno di Spider-Man, cioè non è che l'ho andato a cercare, mi hanno infilato questa specie di superpotere che non mi aspettavo, e io ero uguale al giorno prima, non è che avevo imparato grazie a quella cavolo di statuetta, no, scusate, a quella bella statuetta, non è che avevo imparato a fare il cinema meglio, ce l'avevo solo in mano una cosa in più, ma ero uguale a prima, ma la gente da me si aspettava tutt'altro, no? Quindi dico, cosa posso fare per restituire un po' alla vita la fortuna che mi ha dato? Posso provare a usare questo superpotere per fare delle cose che magari in Italia non si riescono a fare o non ti fanno fare. Ecco da dove nasce per esempio Nirvana, che avete visto, cioè quando ho detto a Cecchigori, a Mario, c'è Tigori che avrebbe voluto fare un film di fantascienza, so che lui non ha detto niente, è andato nel suo studio e so che però abbia detto: e come si fa a dire, questo è impazzito, ma come si fa a dirgli a questo che ha vinto un Oscar, no, che non può fare il film che può? Ecco, grazie a quella statuetta ho potuto fare delle cose che mi mettevano in qualche modo in gioco di nuovo, anche perché sennò ti annoi a rifare sempre le stesse cose. Cioè, non, io credo che noi dobbiamo provare anche nella vita ad alzare sempre un pochino l'asticella, alzare il desiderio, almeno il desiderio. Ecco. Poi se ci riesci, bene, se no pazienza.